Torna in primo piano lo stato della sanità a Vieste. Più e più volte sono state segnalate le numerose criticità. Gli appelli si sono susseguiti dalle istituzioni, passando per gli stessi operatori stremati e impotenti, per finire ai cittadini, la cui preoccupazione sfocia spesso in esasperazione. Sulla questione è tornato anche il sindaco della località garganica, Giuseppe Nobiletti, che ha trasmesso al prefetto di Foggia una lettera con la quale chiede l'immediata attivazione di un tavolo tecnico che chiami a raccolta la Regione Puglia, la ASL e gli organi competenti per vagliare misure adeguate a fronteggiare una situazione che al culmine dell'estate può profilarsi ad alto rischio per via dei disservizi registrati in città negli ultimi tempi e il moltiplicarsi dei turisti. Se n'è parlato anche durante l'incontro del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario di Vico del Gargano, a cui hanno partecipato gli amministratori di alcune città garganiche e il commissario straordinario dell'ASL Foggia, Antonio Nigri. Al centro della riunione il tema dell'organizzazione dei servizi per fronteggiare l'emergenza estiva e la carenza di personale medico che oggettivamente mette in difficoltà il sistema sanitario territoriale. Oggi celebriamo il 18° congresso, tra l'altro lo facciamo sciogliendo la struttura provinciale, creando un coordinamento territoriale, proprio perché è in fase, in atto, una regionalizzazione che appunto vedrà molti compagni dei territori entrare nelle strutture di governo regionale. Stiamo attuando questo processo anche alla luce dei cambiamenti che il Paese in questo momento sta vivendo. È un congresso che vede la sostituzione di me alla guida di questa organizzazione dopo 12 anni, 12 anni fantastici, 12 anni ricchi di successo, 12 anni carichi di adrenalina che, diciamo, hanno consentito poi alla UIL tutta in generale, alle categorie, di ottenere diversi successi. Devo dire che anche alla luce degli ultimi risultati delle elezioni dell'RSU nel pubblico impiego, ma anche nel privato, la nostra è una di quelle organizzazioni che ha rappresentato diciamo un passo importante in questi enti, in questi territori, vincendo in alcuni contesti anche le elezioni. Quindi lascio una UIL in buona salute, in ottima salute direi. Dopo 3 anni a Manfredonia, comandante Turiano va adesso a Roma. Cosa porta con sé di questa esperienza professionale e di questa città? Porto 3 anni intensi di sacrifici fatti da me, da tutto il mio personale, che ringrazio, che ho già ringraziato pubblicamente, lo voglio fare anche con voi, perché, come ho detto, diciamo, l'uomo solo non fa nulla. L'uomo è al comando, senza il suo equipaggio, senza coloro che effettivamente coordino e svolgono le attività, non può fare, può andare da nessuna parte. Quindi il grazie va a loro. Mi porterò un pezzettino di cuore di tutto il Gargano, di tutta la Manfredonia, perché chiaramente 3 anni li vivi intensamente, ho avuto la famiglia lontana, quindi il sacrificio è stato doppio, però l'ho fatto con piacere e non ho nessun rimpianto. Comandante, non si è fatto mancare nulla, dal Covid ai problemi del caro carburanti, quindi la marineria, una delle più importanti per l'Italia, quella di Manfredonia, ha tesaurizzato questa esperienza? Che cosa è, diciamo, alla fine il suo bilancio, ecco, di questi 3 anni, anche in virtù di queste difficoltà? Sì, diciamo che sono stati 3 anni particolari, che nessuno poteva prevedere una pandemia, quindi ci sono state delle limitazioni nei contatti sociali, nelle attività normali. E chiaramente poi il comparto pesca, che qua è la fonte di reddito principale, è una delle marinerie più grosse, una flotta peschereccia più grossa di tutto il comparto nazionale, hanno sofferto e stanno soffrendo. Noi come capitaneria siamo sempre stati al loro fianco, con tutte le attività amministrative legate al loro sviluppo, con le attività di fermo pesca, con tutte le attività di confronto che abbiamo avuto. Chiaramente e poi il livello si deve spostare al Ministero, alla Regione, però noi come Camieria siamo e saremo sempre vicini a loro. Comandante Cilento, qui a Manfredonia, quali sono le sue aspettative da questo territorio importante per la sua marineria e quali sono gli obiettivi che si prefigge? Allora, le aspettative sono molto alte e sicuramente gli obiettivi che mi prefigo sono quelli di lavorare per la collettività e a favore di questo splendido territorio.
Una petizione per prorogare il contratto degli attuali custodi del parco giochi sito al quartiere CEP di Foggia. È questa la richiesta giunta dai genitori del rione foggiano per chiedere continuità del servizio messo in atto dagli attuali custodi della struttura, i cui contratti scadrebbero il prossimo 21 luglio. Con questa petizione, scrivono i genitori, chiediamo che il contratto stipulato ad Enrico e Adriana possa essere prorogato fino alla fine dell'autunno, affinché i bambini possano così continuare a vivere e condividere questo ambiente ludico in modo sereno e gioioso, come sta avvenendo in questi giorni. Ebbene, il parco giochi del CEP sorge in un quartiere di periferia che traccia diverse condizioni economiche tra gli abitanti. Il luogo di aggregazione quindi rappresenta per i bambini l'unico momento ludico dove gioire con poco. Bisogna considerare poi, tra l'altro, che non tutti i bambini avranno la possibilità di poter andare in vacanza. Ecco che il luogo diventa particolarmente importante.